personalità illustri del mondo della cultura e della TV insieme alla stampa per assistere ad una serata che ha voluto rilanciare il marchio Acqualagna, capitale italiana del tartufo. A pochi giorni dall'avvio della Fiera Nazionale, giunta alla sua 59esima edizione, che si svolgerà per ben 3 settimane a partire da sabato 26 ottobre, il pregiato tartufo ha conquistato Roma in un'occasione speciale. Tra le autorità politiche presenti, il presidente della 13ª Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirko Carloni e il sindaco Pierluigi Grassi, alla guida della delegazione di Acqualagna, che ha aperto la conferenza presentando le ricche giornate di eventi ed ospiti, accompagnato dall'assessore Pietro Barzotti e dalla consigliera Laura Sabbatini. Noi viviamo di memoria, di tradizione, perché la Fiera Nazionale del Tartufo è stata ideata negli anni 60 e andiamo verso il 60esimo e dobbiamo rendere omaggio a quei sindaci che l'hanno ideata in quel periodo e poi l'hanno mantenuta negli anni successivi. La nostra intenzione è innovare anche per il futuro, quindi pensiamo alla internazionalizzazione della nostra fiera come nuova prospettiva di sviluppo del tartufo, che è volano di un'economia provinciale e di un'economia regionale, e ci vorremmo affacciare sul mercato europeo, tant'è che abbiamo già allacciato dei rapporti anche con la vicina Austria, con Vienna, con la quale ci collegheremo durante la fiera per un collegamento in diretta da 2 piazze dei nostri comuni. Tra i volti celebri presenti alla serata di gala, Tinto, della trasmissione di Radio 2 De Canter, che racconterà in diretta il gusto dal comune marchigiano, ed il noto conduttore Giancarlo Magalli, eletto nel 2022 cittadino onorario di Acqualagna. Sono cresciuto in Toscana, a Pistoia, poi ho studiato a Milano, lavoro a Roma perché conduco De Canter su Rai Radio 2, Camper su Rai 1, quindi per forza devo stare nella capitale. Ma Acqualagna perché ce l'ho nel cuore e perché mi piacerebbe nascere da quelle parti in una vita futura, magari reincarnarmi in un tartufo? Perché io lì respiro un'aria unica, stringo la mano a persone uniche che reputo mie amiche e mi sento a casa. E quando hai queste 3 cose sei felice. Presenzio da più di 20 anni, me le sono viste e fatte tutte quante, sempre con grande passione, con grande amore, ma non solo amore per il tartufo, anche amore per Acqualagna, insomma, che è un bellissimo posto, una località carina dove ho tanti amici e dove anche quest'anno stavo guardando il programma per scegliermi il giorno. Penso intorno al sabato 9 arriverò, come sempre, carico di buone intenzioni e anche di soldi per portare via un po' di tartufi. Tra le novità, la seconda edizione del Tartufo Award, la gara nazionale delle città del tartufo, e il nuovo accordo agroalimentare Essenzia Marchigiana, che unisce il gusto del tartufo a quello dell'olio di cartoceto, con l'obiettivo di rivitalizzare, consolidare ed aumentare i servizi turistici dei 2 centri storici. Vogliamo lanciare un messaggio e anche un esempio a tutta la Regione Marche, ovvero una cooperazione fattiva, preziosa, di insieme, di rete, all'interno della quale tutti gli elementi sono coordinati e orchestrati per arrivare a quello che è l'obiettivo vero che ci interessa: fare dell'agroalimentare d'eccellenza una strategia turistica per il nostro entroterra.